Per la rubrica Primo Piano presentiamo quanto già anticipato nella nostra ultima edizione radiofonica. Parliamo del prossimo convegno nazionale delle scuole domenicali. Il convegno si terrà a Chianciano Terme, in provincia di Siena, dal 16 al 18 settembre prossimi. Il tema sarà la didattica di Cristo e ce ne anticipa i contenuti il pastore Giorgio Botturi. Lo studio si svolgerà intorno a tre temi fondamentali. Il tema della comunione, quello della compassione e quello della comunicazione. Gesù ci ha lasciato un modello di insegnamento valido per ogni credente in ogni tempo. Siete tutti quanti invitati, vi aspettiamo e naturalmente preghiamo che il Signore dia buon successo all'opera sua. Dio ci benedica. L'occasione del convegno dedicato a quanti sono impegnati nella cura spirituale dei più giovani è un'opportunità da cogliere, specie dopo il difficile periodo che stiamo lasciando alle spalle. Il tempo che si potrà spendere insieme per quanti si iscriveranno al convegno sarà dedicato certamente alla crescita spirituale, ma soprattutto allo studio della parola di Dio, fondamento indispensabile per crescere nel carattere cristiano. Dagli studi di Adi Audiovisivi, un incoraggiamento del presidente Adi, il pastore Gaetano Montante. Sappiamo bene che è necessario studiare la parola del Signore. E quest'anno il tema del nostro convegno sarà la didattica di Cristo. Cioè vogliamo vedere un po' più da vicino Gesù quando si sedeva e ammaestrava la folla, quando si sedeva e ammaestrava i suoi discepoli. Lo vogliamo vedere più da vicino perché ogni monitore possa somigliare di più a Gesù, perché ogni pastore possa somigliare di più a Gesù, ogni responsabile delle varie attività delle nostre comunità possa somigliare di più a Gesù. Quindi ci tratterremo su questo importante tema. Vi aspettiamo perché possiamo trascorrere tre giorni davanti a Dio, alla sua presenza, per offrire il culto al Signore e ammaestrarci gli uni agli altri.